Buonasera a tutti. Oggi vi presentiamo l'Episodio 1 e la nostra ricetta antica siciliana. Oggi presento i miei collaboratori che si chiamano Rosalino, Marisa, la sottoscritta Roberta, Irene. Irene! Che fai qua? Sono qua per fare pizza luna. Niente, fare pizza luna! Perché senza pizza luna per noi non è Natale! E adesso vi facciamo sapere quali sono gli ingredienti di questa favolosa ricetta. Rosalino, cosa ci vuole? Maria. 250 grammi. Ora. Un uovo intero e un tuorlo. Zucchero. Zucchero 60 grammi. Robby, e poi ci vogliono? Strutto. 60 grammi. Lievito. Mezza busta. Ammoniaca. Un pizzico. Invece per il ripieno ci vuole questa qui che non so se la conoscete, noi la chiamiamo diavolina. Benissimo, e serve per adornare queste cose che faremo, anche la nostra buccia di mandarino. Migliore! Poi i fichi secchi, ma li dovremmo tritare, poi la nostra maestra ci farà vedere come si fa, Marisa, le gocce di cioccolato e lo zucchero a velo, perché è Natale! Le uova. Vai. Lo zucchero. Vai. Poi Marisa. Poi metti lo strutto. Chiudo qua. Poi. Poi ci metti il lievito. Il lievito. Vai. E poi metti l'ammoniaca. Mescola e poi aggiungiamo il vino. Posso mettere un altro poco? Sì, sì, sì. E vai, quello che ci avevamo dimenticati. Adesso la mettiamo nella pellicola e la mettiamo a riposare per una mezz'oretta, un quarto d'ora. Mettiamo a riposare un pochino. Dormi, caro bambino. Mentre si riposa la pasta, dobbiamo tritare i fichi secchi. Li mettiamo tritati tutto. Togliamo se ci sono carte non buone. Che buono! No! Ma quanti fichi dobbiamo mettere? Un pochino. Questo è arricchimento. C'è chi li preferisce molto ripieni i biscotti, c'è chi li preferisce un po' meno pieni. E quando è che si facevano a quei tempi? Quanto tempo prima di Natale? Si facevano la settimana di Natale. La settimana? Perché dovevano durare tutte le feste. Tutte fino a Capodanno? Fino a 6 gennaio, non fino a Capodanno. Si dovevano durare fino a... Non c'era la pasticceria. Non c'erano i negozi che vendevano porcini vari. Allora si faceva tutto a casa e quindi dovevano durare per tutte le feste. Quindi si riuniva in famiglia, si riuniva in famiglia, c'era chi faceva chi preparava il ripieno, chi impastava, chi faceva, era più adatto a fare la forma, dare la forma a questi biscotti, e chi si occupava del forno, che allora era a legna, rigorosamente. Come sono pochissimi quelli rimasti che hanno la pizzetta con il forno a legna. Ho capito, e Marisa sapeva fare tutto, come potete vedere.
Adesso mettiamolo in pieno. Siamo pronti. Adesso li sistemiamo nella teglia, ma sono già bellissimi così senza bisogno di infornarli, però serve infornare per mandarli, giusto Robby? Sì. E adesso... Vi assicuro che non ti può stare, c'è un profumo incredibile. Sembrano dei petali, vero? Come li state facendo? A forma di stella? A forma di stella. Vedi che l'ho indovinato? Così non ti viene. È una stella natalizia? Così non ti viene per una stella. Così stella, eh? Sì, è una stella scomposta. È una stella scomposta. E adesso siamo pronti per assaggiarli. Robby, fai vedere. E adesso siamo pronti per l'assaggio. Vai! Mangiare si pensa. Vanno a mangiare. E adesso jingle bell, jingle bell, jingle bell. Oh, stai distruggendo quando sto per te. Di Cucina Gioia e Fantasia per augurarvi buon Natale, ma prima di tutto vogliamo ricordarvi di collegarvi sul nostro sito www.sicanisolidealishop.com per trovare tutti gli ingredienti buonissimi e tutti i prodotti buonissimi che noi produciamo. E allora, buon Natale!